mostrano il ritratto dell'amicizia. Si dividevano fraternamente gli applausi delle folle e l'ideologia comunista. Ma un giorno la Cina accusò Khrushchev di essersi venduto al capitalismo e Khrushchev definì i cinesi recidivi dello stalinismo. Ecco il giudizio dei quattro partiti italiani più rappresentativi sul grave dissidio Cina-Unione Sovietica. Noi comunisti italiani siamo per una politica di coesistenza e competizione pacifica fra i diversi regimi sociali. La sola che può oggi impedire una guerra atomica e al tempo stesso sconfiggere l'imperialismo. Perciò riteniamo che l'Unione Sovietica, battendosi per la pacifica coesistenza, agisce nell'interesse della pace, dell'emancipazione dei popoli, del socialismo. E non approviamo le critiche che i compagni cinesi muovono a questa politica. Naturalmente noi lavoriamo perché queste posizioni dei dirigenti cinesi siano superate attraverso una discussione franca e fraterna, nell'interesse dell'unità del movimento operaio internazionale. Ciò che divide cinesi e sovietici deriva soprattutto dal diverso grado di sviluppo dei due paesi. La Cina si trova al punto in cui si trovò l'Unione Sovietica al tempo dello stalinismo, con la necessità di costruire un'economia moderna partendo da zero, sacrifici per i cittadini, disciplina di ferro. È dunque la stessa radice dello stalinismo e come esso si spiega, ma non si giustifica. L'opposizione cinese alla politica di Khrushchev della coesistenza pacifica è pericolosa e da respingere, poiché il mondo oggi non ha alternativa alla pace se non la morte atomica. Gli obiettivi della Cina e della Russia sono identici. Tanto la Cina quanto la Russia desiderano l'estensione del comunismo nel mondo. La differenza è molto semplice. I russi hanno capito che questa diffusione del comunismo nel mondo non si può realizzare con la guerra, perché la guerra significherebbe la distruzione totale dell'umanità. I cinesi questo non l'hanno ancora capito. È sempre difficile per noi capire la Russia, figurarsi capire insieme la Russia e la Cina. Da una parte mi pare che siamo di fronte alla logica della dittatura, la quale soltanto nella prospettiva della guerra può giustificare la sua oppressione feroce e inumana. Dall'altra siamo di fronte al realismo ormai largamente collaudato di Khrushchev, il quale sa che la natura umana ha dei limiti che non possono impunemente essere forzati e sa soprattutto che la guerra sarebbe la rovina di tutti, comunisti e non comunisti.